Mi chiamo Michela Capurro e vorrei parlarvi del mio lavoro sperimentale di tesi sui microRNA sierici come marker di gravidanza precoce e benessere fetale nel bufalo. Il protagonista, come avrete ben intuito, della sperimentazione è il bufalo mediterraneo. A questo punto vi chiederete perché proprio i bufali? Forse perché cani, gatti, topi cavalli erano stati già prenotati da altri? In realtà, nonostante la maggior parte delle persone conosce e apprezza il bufalo, grazie alla mozzarella sulla pizza margherita, in molte zone del mondo l'allevamento dei bufali è di grande interesse economico. Purtroppo però le bufale mediterranee hanno gravi difficoltà durante la gravidanza, dovute principalmente a due motivi. Innanzitutto perché non è possibile stabilire con certezza e tempestivamente la presenza o meno dello stato gravidico, e anche perché non è possibile valutare prima dei tempi ecografici, la salute del feto stesso. Tutti questi fattori ci hanno stimolato a prendere in considerazione la possibilità di individuare tra i vari microRNA un biomarcatore in grado di rilevare in maniera tempestiva e precocemente lo stato gravidico e monitorare quindi la salute del feto. Siamo riusciti a individuare alcuni microRNA collegati con proteine a loro volta coinvolte nel pathway gravidico che mostrano esattamente al giorno 25 una sovraespressione statisticamente significativa e ottenere un risultato al giorno 25 vi posso assicurare che è un risultato precoce. Sicuramente questo genere di esperimento andrà convalidato e ampliato su un gruppo più numeroso di animali e soprattutto eterogeneo, quindi proveniente da diverse realtà di allevamento. Sappiamo però che queste considerazioni aprono la strada a molti approfondimenti riguardanti i meccanismi di azione dei microRNA nella riproduzione e forse non soltanto nella specie dei bufali. Ho scelto biotecnologie come corso di studio per la passione per le scienze, la medicina e con il desiderio di diventare una ricercatrice in campo medico. Per ora punto semplicemente a finire questi ultimi 2 anni di laurea specialistica con serenità, cercando di assimilare più capacità e conoscenze possibili. Poi chi lo sa, la mia idea sarebbe quella di partire, di trasferirmi a Cambridge, dove Watson e Crick hanno scoperto per la prima volta il DNA, per cambiare aria e amplificare le mie conoscenze e esperienze lavorative. E magari anche andare alla Facoltà di Scienze di Stoccolma, dove hanno dei laboratori formidabili. Ma volendo citare una celebre frase di Martin Luther King, non c'è bisogno di vedere l'intera scalinata, inizia semplicemente a salire il primo gradino.